Venditalia 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Vical, proprietaria del marchio Lollo Caffè, e siamo in compagnia dell'amministratore unico dell'azienda, Ciro Lollo. Caro Ciro, è tanto tempo che non viene ai nostri microfoni ed è per me un grandissimo piacere accoglierti ancora una volta. Grazie, anche per me è un piacere. Prima di tutto voglio salutare tutti gli amici di Vending News e comunicare loro il nostro piacere di essere oggi quanto più chiari è possibile sulla situazione attuale che stiamo vivendo tutti. Ecco, noi sappiamo che ormai da circa un semestre ci sono delle tensioni sul mercato del caffè crudo che hanno creato davvero grandi problemi sia ai torrefattori che nelle filiere successive a tutto il mercato del caffè. In breve, non ti dico in un minuto perché è assolutamente impossibile, che cosa è accaduto e voi come avete reagito a queste tensioni? In effetti ci vorrebbe più di qualche minuto per chiarire e far comprendere un po' a tutti la situazione attuale. Oggi siamo vittime di questa situazione che è stata generata in maniera proprio fisica e oggettiva dai cambiamenti climatici, i quali hanno generato un raccolto inferiore del 30% di tutta la produzione mondiale di caffè, dove la siccità ha generato la scarsezza di prodotto, dove le inondazioni, questo ha fatto in modo che il prodotto, cioè che la produzione mondiale sia risultata inferiore del 30%, con in controrisposta nuovi mercati, India, Cina e mercati orientali, che si sono affacciati all'approccio con il caffè. Quindi si è creato questo doppio vortice, richiesta esageratamente cresciuta, offerta diminuita, per cui il gioco di mercato è che la prima cosa che succede, i prezzi schizzino alle stelle. Noi facendo programmazione, perché siamo un'azienda strutturata, programmiamo sei mesi gli acquisti di caffè, gli arrivi, e tutto, siamo riusciti a contenere leggermente queste difficoltà, però anche noi abbiamo avuto dei momenti di fermo e di riflessione, volutamente, perché noi abbiamo puntato sulla qualità, quindi per non cambiare totalmente il gusto della nostra tazzina abbiamo preferito rallentare nelle produzioni. Oggi siamo in grado di poter supportare e fornire e produrre per tutta la nostra clientela in maniera costante senza aver cambiato minimamente la qualità. Anche perché oggi comprare caffè più scadenti per risparmiare o comprare caffè di qualità, diciamo che la differenza non è tantissima, per cui noi abbiamo cercato di dare maggior approccio e un maggior contributo da parte dell'azienda verso i clienti di qualità, facendogli anche formazione e chiarendogli realmente la situazione attuale, per cui li abbiamo anche rassicurati che purtroppo si dovrà soffrire ancora per un semestre, però c'è uno spiraglio, ci sono delle buone notizie all'orizzonte che ci permetteranno di poter dare respiro un po' a tutto questo comparto che sta soffrendo effettivamente, da noi produttori ai venditori, ai negozianti, agli operatori del vending, che hanno ridotto molto le marginalità. Ciro, la tua è stata una spiegazione lunga ma estremamente attenta, magari non sei andato a citare il problema legato al trasporto dei container del caffè attraverso il Mar Rosso, che hanno dovuto prendere altre strade quadruplicando i costi perché appunto le navi sono passate per lo più circumnavigando l'Africa. Voi nel frattempo hai raccontato che siete rimasti fermi con la vostra qualità, non siete caduti nella trappola di comprare altro tipo di caffè, magari di inferiore
qualità, questo anche perché avete un nome e una reputazione nel settore caffeicolo assolutamente altissima. Non dimentichiamo che lo chef Antonino Cannavacciuolo ha scelto voi proprio per la qualità del prodotto che andate a proporre. Sì, infatti volevo richiamare un attimino il fatto del canale di Suez, è stata la punta dell'iceberg del canale di Suez, non è che ha determinato questa situazione. In più, in ogni crisi si sa, no? C'è la speculazione che ci sguazza, quindi quello più quello ha creato questo. Sì, effettivamente noi crediamo solo in un prodotto di qualità, per cui anche il nostro chef che ha rinnovato per altri 2 anni, vi comunico, la collaborazione durerà fino al 2026, fortemente voluta, insieme abbiamo deciso di fare questi altri 2 anni, per cui noi abbiamo un obiettivo, quello di migliorarci sempre qualitativamente e fare formazione, far capire alle persone che oggi la qualità fa la differenza. Per cui noi seguiremo questa linea con orgoglio e con convinzione. Ti dico che abbiamo sempre la risposta dei clienti, perché ad oggi noi portiamo il 18% di crescita con queste difficoltà, se no sarebbe stata maggiore questa. Per cui continuiamo su questa strada, non ci facciamo distrarre dai prezzi, dalle offerte pazze, dalla contaminazione di un prodotto che secondo me fa la differenza e deve essere pagato. Per cui io invoglio minimamente tutti a creare un leggero aumento, dando però a fianco una qualità, non aumentare e inquinare il mercato con prodotti che non si capisce più, non si trova più il bandolo della matassa del gusto e della qualità, in effetti. Passiamo però anche a quelle che sono le vostre attività collaterali. Voi ne fate davvero tantissime, tutte molto sostenibili, talvolta a favore di una serie di azioni effettuate nella città di Napoli, che è la città da cui provenite, anzi dico con piacere proveniamo, ed è la città che talvolta mette in evidenza il cuore dei napoletani, che sia per iniziative benefiche o per iniziative culturali. Nel vostro caso, in questa edizione di Venditalia, avete con voi alcune persone che sono presenti da un paio di giorni, cioè da quando è iniziata questa fiera, che si occupano della divulgazione della cultura della napoletanità. Infatti noi con orgoglio e con convinzione portiamo la nostra napoletanità in tutto il mondo, per cui facciamo collaborazioni con associazioni come il Cuore di Napoli e Napoli Mania, che oltre a dare un contributo di qualità e, come hai detto tu, di cultura, siamo orgogliosi proprio di far vedere la nostra napoletanità come ci viene spontanea dal cuore, è vero? Certo. Allora, ovviamente quando si parla di caffè, la prima città in Italia che viene in mente è Napoli, e quindi esportando una cosa della cultura napoletana, questa collaborazione tra noi e Lollo Caffè sembra quasi ovvia, perché loro esportano una parte integrante della nostra cultura culinaria, noi ci occupiamo di esportare la napoletanità nel mondo, e quindi insieme riusciamo a condividere tutti gli aspetti legati anche a un semplice caffè, che a Napoli non è semplice perché diventa un rito per tanti motivi. Il caffè è una scusa, cioè a Napoli non è che siamo tutti elettrici, perché ogni cosa, andiamoci a pigliare un caffè, allora arrivi alle 11 di mattina, già ne presi 5 e sei tutto agitato. Quindi è bello poter comunicare tutti questi aspetti della cultura napoletana a chi non sa e quindi può apprezzare. E allora, Vincenzo, facciamo in un minuto la presentazione dell'attività che io chiamerei di famiglia, Napoli Mania.
Allora, Napolimania dal 94 si occupa di esportare la cultura napoletana nel mondo. Noi abbiamo iniziato e siamo stati i primi a rivendere l'area di Napoli in barattolo, che è una cosa che nasce nel dopoguerra, e noi abbiamo ricominciato a fare nel 94, una cosa che non ha precedenti storici, perché alla fine Napoli che cos'è? Napoli è l'atmosfera che si respira nella città, e quindi la boatta dell'aria racchiude perfettamente sia l'atmosfera napoletana che poi il genio, perché quella nasce in un periodo dove non ci stava niente a magnà e niente da rubà, e gli scugnizzi in mezzo alla strada, con la loro arte di arrangiarsi e fantasia, hanno inventato questa cosa. Quindi noi dal 94 produciamo gadget a tema culturale napoletano per esportare la nostra cultura nel mondo. Beh, intanto complimenti, perché è un'azione bellissima e che direi si sposa perfettamente con la divulgazione che Lollo Caffè desidera fare di Napoli, delle sue abitudini gastronomiche e culinarie e, perché no, anche caffeicole. Grazie Vincenzo. Grazie a voi. E allora Ciro, noi abbiamo parlato di più cose, abbiamo spaziato dalle vostre iniziative a quello che è stato il problema delle tensioni legate alla materia prima del caffè. Oggi, insomma, andare a dire siamo qui per ricercare nuovi clienti, direi futile. In realtà state, possiamo dirlo, rinforzando ciò che avete faticosamente, con orgoglio ma con grande successo, realizzato negli ultimi 15 anni. Sì, in effetti il concetto è questo, non qualche nuovo cliente a livello estero arriva sempre, perché Lollo sta lavorando bene anche all'estero. Oggi siamo presenti circa 26 paesi nel mondo, però principalmente è consolidare, rassicurare e formare tutti i clienti storici del Lollo Caffè, dal più piccolo al più grande. Ciro Lollo, amministratore unico di Lollo Caffè, grazie per la collaborazione. Grazie a voi, è sempre un piacere, e a presto.